Palazzo Reale ci sono queste altre opere di Mimmo Paladino molto grandi, gioco di numeri su questa struttura circolare. Tegole e cocci. Ciabatte. Cappelli, borsalini. Mimmo Paladino è nato nel 1948 da un pittore, scultore e incisore italiano. È tra i principali esponenti della transavanguardia, movimento fondato da Achille Bonito Oliva nel 1980, che individua un ritorno alla pittura dopo le varie correnti concettuali sviluppatesi negli anni 70. Le sue opere sono collocate in permanenza in alcuni dei principali musei internazionali, tra cui il Metropolitan Museum di New York. Grazie.
adesso andiamo a inquadrare un'altra cosa di Paladino che c'è in Galleria del Corso a Milano, proprio sotto il famoso ottagono, una roba meravigliosa di Milano. C'è questo aereo dipinto da Paladino, quindi ve lo facciamo vedere. Guarda lì, mi sembra molto più interessante l'omino che pulisce l'aereo dell'aereo. Decorato da Mimmo Paladino. Tu ne vado qua? No, non è male. Credevo fosse un po' una stronzata, invece effettivamente i disegni sono interessanti. Perlomeno riusciamo a inquadrare qualcosa di Paladino senza che ci rompano il cazzo quelle sciure guardie. Cacciatore di stelle. Che arriva, non ci arriva una televisione da carattere artistico. Sì.